In un'indagine di natura indiziaria è necessaria una valutazione globale di tutti gli elementi emersi. Invece si sta dando tutto in appalto alla medicina legale, dimenticando che non si può chiudere una vicenda come questa senza confrontarsi con un'altra serie di elementi. Questo è ciò che afferma Gabriella Marano, psicologa e consulente di Sergio Resinovic, fratello di Liliana. Liliana, una pensionata scomparsa il 14 dicembre 2021. Il suo corpo è stato ritrovato in un bosco di Trieste il 5 gennaio 2022. L'inchiesta sulla sua morte è ancora in corso. In questa nuova fase delle indagini si sta cercando di colmare alcune evidenti lacune emerse durante la fase iniziale. Come forse ricorderete, la Procura di Trieste aveva richiesto l'archiviazione del caso come suicidio. Questa richiesta è stata contrastata dai familiari di Lilly, ottenendo così una proroga alle indagini attualmente in corso e una seconda autopsia i cui risultati dovrebbero essere disponibili entro l'estate. Secondo Gabriella Marano, ci sono ulteriori accertamenti che meritano un'adeguata considerazione, indipendentemente dall'esito dell'autopsia, che è certamente importante. Vediamoli più nel dettaglio. La sua esposizione inizia così. Innanzitutto bisogna fare i conti con la scena in cui è stato ritrovato il corpo di Liliana, in particolare con i sacchi neri che l'avvolgevano. I sacchi sono rimasti intatti e senza impronte, che nell'economia di un suicidio non ha alcun significato. Lo scenario cambia ipotizzando un omicidio con occultamento di cadavere. La testa di Lilly era avvolta da due buste di plastica, unite da un cordino. Tuttavia il cordino non stringeva intorno al collo, ma era morbido, quasi appoggiato ai sacchetti. Gabriella Marano commenta. Il cordino non ha lasciato solchi sul collo della donna, risultando avere quindi solo una funzione ornamentale, per non parlare della posizione del corpo, definita dai medici legali similfetale o simildormiente, che mal si sposa con una morte asfittica per soffocamento che prevede spasmi, movimenti violenti e involontari. Liliana, inoltre, non aveva assunto sostanze psicotrope, droghe, calmanti, tranquillanti o psicofarmaci. Secondo l'esperta, un aspetto di rilevanza fondamentale è rappresentato dalla consulenza informatica, e dice: «Questa consulenza ci dice che Liliana e Claudio Sterpin avevano una relazione e che lei stava cercando informazioni su come divorziare dal marito. Riguardo al cosiddetto profilo personologico o psicologico, Liliana era emotivamente equilibrata. Perfino il medico di base di Liliana esclude l'ipotesi del suicidio, definendo la paziente come una donna tranquilla. E poi c'è la questione più spinosa, le contraddizioni e i comportamenti insoliti manifestati dal marito, Sebastiano Visintin, durante questi 2 anni e mezzo di indagini». L'esperta critica: «Visintin deve ancora rispondere a diversi interrogativi che aspettano risposta. In primis, perché bloccò il numero di Sterpin ancora prima di andare a sporgere denuncia di scomparsa? Il riferimento riguarda il fatto che Sebastiano afferma di essere stato all'oscuro della relazione extraconiugale tra sua moglie e Sterpin, accusando quest'ultimo di aver inventato tutto e di aver denigrato la memoria della defunta. Ma come è emerso nelle ultime settimane, Visintin era a conoscenza che Lilly e Sterpin si frequentavano da tempo, tanto da confidare a una giornalista che la moglie era rimasta incinta di lui 40 anni fa. Ora torniamo alla questione del numero bloccato. Prosegue la Marano. Il giorno della scomparsa della moglie, alle 21.45, Visintin chiamò i vicini di casa per farsi accompagnare in questura a sporgere una denuncia di scomparsa. Ma la consulenza informatica ci ha rivelato che appena 2 minuti prima aveva bloccato il numero di Sterpin dal telefono della moglie. Quindi aveva impedito a quell'utente di chiamare o inviare messaggi. Perché Sebastiano ha bloccato il numero, che afferma di non conoscere, mentre la moglie risultava scomparsa? Non sarebbe stato più saggio rispondere alle chiamate di questo numero per ottenere informazioni potenzialmente cruciali? Inoltre c'è la questione del magazzino. Gabriella Marano commenta: Visintin ha negato davanti agli investigatori di avere in uso il magazzino di via Donadoni, dove svolgeva la sua attività di arrotino, impedendo di fatto una verifica immediata di quel luogo.
Va ricordato che Visintin, proprio la mattina del 14 dicembre, restò nel magazzino per 3 ore, dalle 9:12 alle 12:10, cosa mai successa prima. Peraltro tenne il telefono spento, anche questo mai successo prima. Affrontiamo ora la questione dei gomitoli di spago, identici a quello che Liliana aveva al collo, afferma Gabriella Marano. Perché Sebastiano fece ritrovare i gomitoli di cordino in casa sua? Una spiegazione potrebbe esserci. L'uomo venne sentito a sommarie informazioni il 9 marzo 2022 e in quell'occasione gli fu chiesto il consenso al prelievo di un campione biologico per il confronto del DNA. Dopo soli 2 giorni da quella richiesta, trovò in un cassetto della cucina diversi gomitoli di cordino. Quel cassetto però, come emerge da una annotazione della polizia di Trieste del 16 marzo, era stato precedentemente ispezionato, ma non era stata rilevata la presenza dei rotoli. La polizia, in quell'occasione, aveva chiesto a Visintin se in casa o in cantina avesse dei rotoli di cordino e lui aveva risposto di no. Forse Sebastiano voleva prevenire eventuali implicazioni nel caso in cui fosse stato trovato il suo DNA sul cordino che stringeva il collo della moglie? In caso affermativo, avrebbe potuto giustificarsi affermando di aver maneggiato il cordino in casa prima che la moglie ne tagliasse un pezzo per usarlo nel bosco. Questa è la conclusione dell'esperta. Ci sono altre domande a cui Sebastiano non ha mai risposto. Perché quando Liliana scomparve l'uomo disse a un'amica di lei e alla polizia che la moglie aveva portato con sé i suoi effetti personali, portafoglio, carta di credito, quando sono stati poi ritrovati in casa dagli inquirenti? Perché ha mentito sulla fede di Liliana fornendo sul suo ritrovamento molteplici versioni? Perché si è sbarazzato di effetti personali cari alla moglie, macchina fotografica, bicicletta, giornalini, prima ancora del ritrovamento del corpo? Sebastiano, va ricordato, non è mai stato formalmente indagato, ma ha suscitato interesse cambiando ripetutamente la sua versione dei fatti e le sue opinioni sul destino della moglie. Inizialmente ipotizzava il suicidio, poi l'omicidio e infine di nuovo il suicidio. Le sue dichiarazioni contraddittorie hanno alimentato ulteriormente il mistero.